trasferta a Rieti, una trasferta sicuramente complicata. Rieti finora ha totalizzato 2 vittorie e 4 sconfitte, reduce da una brutta battuta d'arresto contro l'Uberense, però nelle prime 5 giornate di campionato ha dimostrato di essere una squadra di livello. Voi, d'altro canto, dovete cercare di tornare assolutamente al successo dopo le 2 sconfitte in trasferta. Diciamo che questo è un test importante per cercare di continuare a stare al top della classifica, ma anche per far vedere che comunque anche fuori dalle proprie mura avete una personalità e il carattere giusto per poter ambire in alto. Lei è d'accordo, mister? Ah, sicuramente è una partita difficilissima, come lo sono tutte le partite di questo campionato, no? Il Rieti è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica. Basti pensare che mercoledì prossimo affronterà il round di Futsal Cup. Però in questo momento noi dobbiamo pensare a noi stessi, come ben detto tu, dobbiamo pensare a provare a far punti fuori casa, perché in questo campionato, come abbiamo detto tante volte, vincere fuori casa è difficile. Tante volte ho ripetuto la statistica, no? Che non è un problema del Latina, o un problema della Luparense, o un problema del Pescara o del Caos. Cioè, in questo campionato, nelle prime 6 giornate, non c'è una squadra che ha vinto 2 gare fuori casa. Quindi fare punti fuori casa diventerebbe importantissimo sia per il morale, sia per la classifica, che in questo momento noi non guardiamo, no? Pensiamo a partita dopo partita. È chiaro che sappiamo che nel momento in cui riusciamo anche a fare qualche punto in classifica fuori casa, riusciremo a rimanere aggrappati su in alto, che in questo momento è il desiderio di tutti, no? E ci fa molto piacere guardarsi. Si provano grandi sensazioni, no? Perché dopo 6 giornate essere terzi a ridosso di squadre importanti, con Caos sotto di noi, con Acquasapone sotto di noi, Rieti sotto di noi. Quindi dobbiamo continuare a cercare partita dopo partita punti che ci permettono di star lassù. Situazione generale della squadra dal punto di vista fisico, a tutti quanti gli effettivi a disposizione, c'è stato, diciamo, qualche giocatore che ha avuto qualche problema fisico ultimamente, com'è la situazione in generale? No, in generale la situazione è buona, è chiaro che dopo partite complicate, dure sotto l'aspetto fisico, qualche acciacco c'è, però domani saremo tutte a disposizione, chiaramente tranne Battistoni che è squalificato. Per il resto la squadra è in perfette condizioni fisiche, darà il massimo. Pica Pau è stato fino a questo momento impiegato, così come Bernandez, hanno avuto un altissimo minutaggio. Da parte di Bernandez, anche tutti gli addetti ai lavori sono stati fino ad entusiasti di quello che è riuscito a fare. Quanto riguarda Pica Pau, forse è lecito attendersi qualcosa in più, almeno stando comunque all'opinione generale. Lei come vede comunque in generale i nuovi acquisti? Che tipo di salto di qualità hanno consentito di fare alla squadra? No, è chiaro che tutti ci attendono, ma anche lui stesso si attende di più da lui, no? Pica Pau è un giocatore di grandi qualità, come abbiamo detto sempre, conosce pochissimo sto campionato, viene da 2 campionati in Qatar, quindi dove il livello e l'intensità era un po' più bassa, quindi siamo convinti e sicuri che col passare delle giornate lui acquisirà più sempre ritmo, intensità, che gli farà fare quel salto di qualità. Lui stesso si attende di più da lui, come anche Bernandez. Ognuno deve dare qualcosa in più se vogliamo provare a fare qualcosa di diverso dagli anni passati, no? E quindi non, come abbiamo sempre detto, individualmente e collettivamente non ci dobbiamo accontentare. È chiaro che in questo momento Bernandez è in un momento di forma smagliante, diciamo, gli riescono tante cose, soprattutto a livello tecnico. Però la squadra dobbiamo pensarla dal punto di vista collettivo, e chiaramente tutti devono salire di livello a partire da Pica Pau, ma anche il ragazzo lo sa benissimo e sta cercando di migliorarsi ogni giorno. Parlando invece specificatamente del Rieti, io le chiedo se nei giorni scorsi ha avuto la possibilità di visionare, insomma, le prestazioni della formazione che andrete ad affrontare, quali sono i punti di forza e di debolezza da parte di questa squadra e soprattutto che cos'è come pensa di impostare la partita. Ma come ben sapete, il mio modo di giocare non lo adatto alle squadre avversarie. Difficilmente lo faccio e quindi non lo farò neanche questa volta. Sapete la mia squadra come gioca, qual è la mia ideologia, quindi è chiaro che Rieti, così come purtroppo tutte le squadre in questo campionato, in casa è una squadra fortissima. Infatti
infatti le uniche due vittorie le ha tenute fuori in casa. È chiaramente una squadra che in questo momento ha più che altro difficoltà a livello mentale, no? Diciamo, perché viene da un periodo brutto, ha cambiato l'allenatore, e quindi però questo può essere, diciamo, sai, quando si cambia un allenatore è sempre qualche motivazione in più, soprattutto per i giocatori, no? Che devono assumersi anche le responsabilità. Niente, Rieti è una squadra con una rosa forte, gioca con due pivot importanti come già Baviera e Pedro Toro, che costruiscono quasi tutto il gioco, giocatori importanti come Saul, hanno veramente pochi punti deboli, no? E quindi è chiaro che vederli lì in classifica fa effetto. Niente, noi proveremo a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Chiaramente sappiamo che fuori casa dobbiamo abbassare al minimo gli errori, perché magari qui in casa il pubblico ci dà una mano e qualche volta quell'errore passa inosservato, mentre fuori casa al minimo errore la squadra avversaria, soprattutto grandi squadre come quelli che abbiamo affrontato, Acqua e Sapone e Napoli, al primo errore ti puniscono, no? La gara con l'Acqua e Sapone abbiamo commesso un mezzo errore in 12 minuti e al primo mezzo errore hanno fatto gol, quindi sappiamo che in questo momento dobbiamo fare qualcosina in più fuori casa per cercare di strappare punti, no? Di strappare un risultato positivo. L'entusiasmo a fine gara con il Futsal Isola era abbastanza evidente, e quindi questo entusiasmo aiuterà anche i giocatori per questo aspetto difficile. Sicuramente quando si vince l'entusiasmo è sempre alto, no? Però la squadra ha sempre dimostrato di star bene, di essere una squadra dalla prima giornata, perché comunque battere il Futsal Isola in casa senza subire gol, dopo che il Futsal Isola aveva, quando è riuscito sconfitto dal campo, aveva sempre perso di un gol, sono delle cose importanti, no? Poi non subire gol fa sempre piacere. È chiaro che in questo momento l'entusiasmo è alto, però dobbiamo cercare di concentrazione e attenzione, perché il campo di Rieti è anche un campo stretto, piccolo, quindi alcune volte i dettagli, gli episodi, i rimpalli, le seconde palle possono fare la differenza. Intendevo dire proprio che c'è stato un entusiasmo un po' differente a fine gara, visto proprio che la voglia di andare dietro per poter fare punti, quindi questo è molto positivo. Sì, ma nella nostra testa ci deve essere sempre l'idea che ogni partita, abbiamo detto, dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo che il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere la Final Eight, che sarà difficilissimo perché la classifica è cortissima, quindi in ogni partita dobbiamo cercare di fare punti, perché anche un punto, anche una vittoria alla fine può essere determinante per l'ingresso in Coppa. Quindi sappiamo che in questo momento siamo lì in classifica, però abbiamo bisogno di punti per entrare in Final Eight. Adesso abbiamo è vero che pensiamo partita dopo partita, ma abbiamo quattro partite di difficoltà alta. A posto. Grazie.